Buongiorno a tutti, oggi vogliamo portarvi all'interno della nuova sala dedicata alle arti del barocco per raccontarvi una storia legata ad un'importante opera pittorica del Museo Accorsiomento. Seguiteci! Nella sala delle arti del barocco spicca questa pala d'altare risalente al 1605-1610 circa. Al centro vediamo raffigurata la Madonna con il bambino in grembo e due putti ai lati, mentre nella parte inferiore sono rappresentati a mani giunte i due committenti dell'opera, presentati da Santa Maria Maddalena e da San Francesco d'Assisi. La pala d'altare venne realizzata da Guglielmo Caccia, detto il Moncalvo. Non dobbiamo però confondere questo pittore con l'ebanista Gabriele Capello, anche lui soprannominato Moncalvo. Gabriele Capello infatti operò durante il XIX secolo, mentre il Caccia fu attivo a cavallo tra 5 e 600. L'ebanista Gabriele Capello fu detto Moncalvo dal paese dell'Astigiano in cui nacque nel 1806. Il pittore Guglielmo Caccia invece nacque nel 1568, sempre in provincia di Asti, ma a Montabone, e fu nel 1593 che acquistò una casa a Moncalvo, poiché la cittadina era vicina al Sacro Monte di Crea, dove lui era stato chiamato a lavorare alla decorazione di alcune cappelle. In seguito comprò altri immobili a Moncalvo, vi morì nel 1625 e da questo paese prese lo pseudonimo. Fu sepolto nella chiesa del paese dedicata a San Francesco d'Assisi. Durante il XVIII secolo la chiesa subì dei forti rimaneggiamenti e così si persero le tracce della tomba del pittore. Nel corso dell'Ottocento l'ebanista Gabriele Capello volle far posizionare a sue spese una lapide che ricordasse la sepoltura del celebre artista con cui condivideva il soprannome. Possiamo trovare questa epigrafe nella cappella di Sant'Antonio, al fondo della navata sinistra della chiesa moncalvese. Guglielmo Caccia fu un artista del periodo della Controriforma. Conosciamo i suoi numerosi dipinti, però oggi vogliamo raccontarvi qualche curiosità relativa alla sua famiglia. Sappiamo che era il secondo di tre figli e che i suoi genitori si chiamavano Giovanni Battista e Margherita. Nel 1589 convolò a nozze con Laura, la figlia del pittore Ambrogio Oliva, nella chiesa di Sant'Ilario a Casale Monferrato. La coppia fu prolifica, ebbe in tutto 8 figli e di questi 8 figli 6 furono femmine. Delle 6 femmine 4 diventarono monache: Orsola, Agata, Lucia e Cristina. Nel 1625 le 4 monache, per volontà del padre, si trasferirono nel convento delle Orsoline di Moncalvo, che lo stesso pittore finanziò e fece costruire. L'anno successivo, nel 1626, diventarono monache anche le altre due sorelle, Caterina e Francesca. Il convento nel 1802 venne soppresso e oggi parte delle sue sale ospita gli uffici del municipio di Moncalvo. Orsola e Francesca erano monache e pittrici e collaboravano ai lavori del padre. Orsola, aiutata probabilmente da Francesca, realizzò la pala d'altare raffigurante San Luca nel suo studio. Quest'opera è conservata a Moncalvo, nel museo parrocchiale allestito nella sacrestia della chiesa di San Francesco. Nel volto di San Luca si può riconoscere quello di Guglielmo Caccia. Le sorelle vollero dare le sembianze del loro padre e maestro al santo protettore degli artisti. Purtroppo Francesca morì nel 1628 a soli 20 anni, invece Orsola fu più longeva e passò miglior vita a 80 anni. Oltre ad essere stata la badessa del convento di Moncalvo, Orsola diventò molto nota per le sue raffigurazioni religiose e per le sue nature morte, e fu a tutti gli effetti lei la continuatrice dell'opera di Guglielmo Caccia. La pala d'altare del Moncalvo, di proprietà della Fondazione Accorsiometto, venne acquistata nel 1950 da Pietro Accorsi e prima di essere collocata nel museo era conservata sopra l'altare della cappella di Villa Paola, la residenza dell'antiquario a Moncalieri. Finisce qui questa storia dal museo. Se l'avete gradita, ditecelo nei commenti al video e ci vediamo alla prossima.